Presidente, sono finite le preassemblee Sì? della banca, un impegno notevole per È tutti voi. abbastanza impegnativo. Com'è la sintesi di questi impegni? Cioè, nel senso, che reazione ha avuto nei soci? Come hanno accolto questa novità? Dunque, questa è stata una piccola premessa. Dopo aver fatto l'integrazione, fusione alla montagna pistoiese e anche ovviamente e autonomamente come noi, Banca di Vignole Semplice, come sviluppo del territorio e quindi dei soci, abbiamo avuto in questi ultimi anni, specialmente negli ultimi 2 anni, anche con la formazione del Club dei Giovani, un afflusso, chiamiamolo così, di soci veramente importante, perché praticamente da 3.100 che eravamo 3 anni fa, ora siamo circa 6.000 soci. Quindi con tutta questa esplosione di soci effettivamente abbiamo avuto una riflessione, abbiamo fatto una riflessione e abbiamo detto, siccome il livello anche di partecipazione per tutta una serie di motivi non è mai così alto, come possiamo fare per vedere di incentivare questa cosa? Allora decidemmo, e abbiamo colto l'occasione per questa cosa, di andare nei vari territori, con l'aiuto anche dei comitati di zona che abbiamo formato, di fare delle preassemblee di bilancio. Questo perché? Per fare cosa? Per permettere o per avere, diciamo, per ipotizzare anche una partecipazione maggiore, cioè suddividendo le varie zone. E questa fu la decisione un pochino azzardata, in maniera sperimentale abbiamo deciso di fare questo. Devo dire che dopo aver fatto 5 incontri dell'area, che abbiamo fatto l'incontro nell'area storica 2, qui Quarrata e Agliana e limitrofi, poi Montagna Pistoiese, l'area di Prato e l'area Empolese, devo dire che la decisione è stata positiva, perché in tutta questa serie di 5 riunioni, praticamente facendo il resoconto delle serate, da un punto di vista di partecipazione siamo oltre 700-800 soci fisici, il che è un buon numero di partecipazione pensando alle esperienze precedenti in cui si arrivava a 200-250 nella migliore delle ipotesi. Questo dal punto di vista di numeri e partecipazione. L'altro aspetto fondamentale è stato quello che i soci sono stati anche più un pochino sorpresi di questa novità, ma anche poi soddisfatti e più contenti perché hanno avuto modo di partecipare anche direttamente in maniera un pochino più libera nella discussione del bilancio, chiedendo, facendo domande o chiedendo chiarimenti, cosa che magari durante l'assemblea effettiva, vera, quella istituzionale, forse è un pochino più difficile poterlo fare. Senta, la reazione ormai ha un anno, no? Dall'ingresso, dalla Sì. fusione con la Montagna Pistoiese. banca della Montagna Pistoiese, insomma, che era un'identità molto forte. Ecco, a un anno di distanza, come può giudicare il tipo di reazione anche sui montagni? Sì. Dunque, dopo la distanza di un anno, come appunto si diceva, la consapevolezza di questa nuova entità, di questa nuova realtà è sicuramente maggiore e oserei dire quasi al 100% in simbiosi e quindi completamente integrata anche con la realtà nostra storica. Dico questo perché, come è comprensibile, i primi momenti in cui la cosa è venuta fuori c'erano un pochino di resistenze e possono essere anche capibili. L'importante è stato quello di aver avuto la possibilità di fare incontri con i vari soci della montagna,
con contatti un pochino più stretti con il comitato di zona che anche lì abbiamo messo in piedi e spiegando anche la cosa, le motivazioni per cui è stata fatta questa fusione, la cosa si è appianata, perché principalmente inizialmente la cosa era da un certo gruppo di soci o comunque un certo settore dell'area della montagna. Questo veniva considerato come una decisione di Vignole di venire lì e prendere la montagna. Non è assolutamente così, non è stato assolutamente questo, è stato spiegato inizialmente con forza che le motivazioni erano ben altre e erano semplicemente quelle che, siccome per una serie di motivi storici, economici, sociali, venuti accelerandosi nell'ultimo periodo in maniera più grave, la BCC della Montagna Pistoiese, come entità lei, non era più in grado di poter supportare in maniera adeguata il territorio e non aveva più i numeri, visto le difficoltà anche normative che ci sono e quindi un aumento dei costi, non era in grado di sopportarlo. A questo punto la decisione era molto semplice: o si chiude la BCC della Montagna Pistoiese, o si fa in modo di cercare di alimentarla. La decisione che noi abbiamo preso quando siamo stati chiamati per intervenire lì è stata questa. Noi riteniamo che sia importante avere una BCC, cioè una banca di credito cooperativo sul territorio, per tutte le positività che ha prima di chiuderla. E quindi siamo intervenuti. E a distanza di un anno, questa è la cosa positiva, abbiamo avuto il riscontro che i soci hanno realizzato e hanno preso la consapevolezza che la cosa è stata positiva. Noi come banca abbiamo fatto lo sforzo, sì, però tutto sommato siamo integrati, siamo riusciti a integrare bene, tutto il personale è integrato in questa nuova realtà con piena soddisfazione e soprattutto siamo convinti che il territorio sarà sicuramente più arricchito, perché c'è una banca di credito cooperativo che comunque ha dei numeri e degli elementi più consistenti e può intervenire in maniera maggiore sul territorio per lo sviluppo socio-economico in particolare. Veniamo al bilancio. Nonostante la crisi che c'è e che colpisce tutte le banche, questa pare quasi un'oasi, un'isola, no? Un po', diciamo non felice perché non è termine No, giusto, purtroppo no. però quasi un'isola. Bilancio sano, numeri più che positivi, soci in crescita. Qual è se c'è una ricetta oppure qual è secondo lei il motivo di questa fotografia positiva? Ma dunque, per quanto riguarda il bilancio e le caratteristiche del bilancio, i numeri in particolare, sicuramente il direttore lo fa, è più preparato di me, lo conosce meglio, lo sa meglio di me, e quindi non entro nel merito dei numeri perché non sarei in grado di farlo. Dico soltanto alcune cose per rispondere alla domanda un pochino più a carattere generale. Noi abbiamo fatto sì un buon bilancio, un bilancio positivo, siamo contenti di questo, pur facendo contemporaneamente tutta una serie di accantonamenti per andare incontro al rischio di credito che comunque anche noi ovviamente e ahimè abbiamo come tutte le altre realtà bancarie. Però tutto sommato siamo riusciti a chiudere un 2012 pesantissimo con un utile di 1.850.000 euro circa, che è sicuramente, o quantomeno lo riteniamo sicuramente ottimo e positivo, e il direttore sicuramente lo farà, spiegherà meglio la cosa. Questo perché? Ma sicuramente perché il nostro modo di affrontare l'economia sul nostro territorio è sempre stata quella con l'obiettivo comunque di operare sempre con il punto fisso della sana e prudente gestione. Cosa vuol dire? Certamente tutti si preoccupano di questo. Noi lo continuiamo a fare con una particolare attenzione per quanto riguarda i controlli andamentali di tutta la banca. Questo ovviamente si corre magari il rischio di avere un po' di pesantezza di costi, perché ovviamente facendo
controlli come sono richiesti dalla normativa, ma anche in maniera puntuale e qualche volta anche un pochino più pesante della norma, ovviamente i costi aumentano, però questo ci permette di poter in ogni momento avere il quadro e il polso della banca, cioè il cuore della banca, come funziona, se in maniera negativa o in maniera positiva, se è possibile anche è possibile valutare prospetticamente se ci sono delle negatività o meno, e quindi siamo in grado di poterla affrontare prima che magari la cosa possa degenerare in maniera preoccupante. Ecco, questo sicuramente è un elemento importante che ci permette di poter portare avanti e far arrivare la banca con dei numeri positivi. È chiaro che purtroppo l'economia del nostro territorio è talmente deteriorata, è talmente impoverita, perché se prendiamo Quarrata non ha mai avuto una crisi così pesante, per non parlare poi anche di Agliana e dell'area pratese, anche se ora alla Pratese c'è un po' di recupero, ma ormai la crisi è di oltre 5 anni, quindi in questo periodo certamente è da pesantissimo. Quarrata ne soffre ora, siamo proprio nel mezzo della crisi totale, quindi il nostro territorio da questo punto di vista è piuttosto in difficoltà. Nonostante questo, ripeto, per questi motivi che ho detto prima, per la nostra nostro modo di fare una banca come credito cooperativo, e questo è una diciamo non è un autoincensimento, ma noi ci sforziamo continuamente di fare sempre quel tipo di relazione che è nel credito cooperativo, e cerchiamo di farla ancora, quindi quel rapporto positivo che abbiamo con i soci e clienti, questo ci permette di mantenere costantemente una relazione positiva, e quindi questa ha riflessi sui risultati economici. C'è crisi, siamo un territorio particolarmente colpito in questo momento, però non avete rinunciato allo sviluppo, perché anche in controtendenza, no? Sì. Avete acceso, diciamo così, un'espansione, avete aperto a Montemurlo uno sportello di servizi a Cireglio, sì, quindi non avete avuto timore, insomma, no, perché non abbiamo avuto, abbiamo preso questa decisione che effettivamente può apparire, magari lo è anche, coraggiosa, ma l'abbiamo fatto in maniera anche consapevole, perché l'apertura dell'agenzia di Montemurlo, nonostante le difficoltà economiche che ancora viviamo, l'abbiamo aperta l'anno scorso, quindi è già un anno, e dobbiamo dire che i risultati sono positivi e interessanti, cioè quasi un anno, non un anno preciso, quasi un anno, era già una decisione, diciamo, o un punto di programma che avevamo messo nel piano strategico tre anni fa, quindi è andata avanti dietro quel piano che avevamo programmato. È stato possibile farlo nonostante la crisi, perché abbiamo ritenuto che per il servizio che una banca di credito cooperativo ha, e quindi per la determinazione e la volontà che vogliamo sempre mantenere sul territorio, visto che in quella zona avevamo già un gruppo di soci già con noi e già operativi con noi attraverso altre agenzie, l'altra agenzia che abbiamo sul territorio di Prato, è considerato anche un territorio tutto sommato in crescita rispetto alla realtà attuale, abbiamo deciso di fare questa decisione strategica, e devo dire che, pur essendo coraggiosa, però è stata sicuramente positiva, perché il territorio ha risposto in maniera molto molto positiva, e quindi di questo siamo contenti. L'altro punto di ATM che abbiamo aperto recentissimamente, domenica scorsa, sabato scorso a Cireglio, anche questo rientra un pochino in quella decisione di aggregazione, fusione a Montana Pistoiese che abbiamo fatto, perché il territorio lì
aspettava già da diverso tempo una decisione di questo genere. Non era stato possibile soddisfarla al momento con la Montagna Pistoiese per i motivi che abbiamo detto prima. Ora è stato possibile con questa nuova realtà nostra e Montagna Pistoiese insieme, e quindi abbiamo preso la decisione di aprire questo punto di servizio per la comunità. E visto la reazione anche dell'inaugurazione, chiamiamola così, che c'è stata sul territorio, diciamo che è sicuramente positiva, perché i cittadini, i soci, e sono convinto ce ne saranno ancora di più nell'immediato futuro, sono contentissimi e entusiasti di questa nuova realtà, perché gli permette di avere un servizio che certamente non avevano più. E questo rientra, se posso aggiungere, anche in quel modo di fare del credito cooperativo, perché in un territorio povero, in un territorio economicamente un pochino sottostimato, non in espansione e non in sviluppo, le realtà in cui pensano all'economia tout court si allontanano e vanno via. Noi, sapendo qual è la nostra missione, ci sforziamo e invece andiamo e manteniamo nei limiti delle possibilità per dare il servizio alla popolazione soci. Questo è un po' il motivo per cui siamo andati a prendere queste due decisioni. A proposito di spirito di servizio, una cosa che colpisce nel bilancio, insomma, ho ascoltato un po' di relazioni a sì. Spicchio, poi su alla Dinamo Camp, è quello che sorprende un è il vostro impegno a favore delle aziende, cioè tutti si ritirano un po', hanno le braccine corte, sì. le banche nei confronti dell'azienda, anche a ragione, per carità. Dai vostri numeri invece risulta che da voi le aziende trovano ascolto. Sì, questo è vero, può sembrare, visto tutte le notizie o non dico quotidianamente, ma insomma quasi settimanalmente, che escano anche sui mass media, sui giornali, eccetera, le comunicazioni che fanno le associazioni anche, eccetera, sono sempre questo cosiddetto credit crunch. Ovviamente su questa cosa, ripeto, il direttore sarà più chiaro e più preciso di me. Io aggiungo solo questo per rispondere alla domanda. Effettivamente dico solo un dato. In tutto l'arco dell'anno, ma direi anche in tutto l'arco del periodo della crisi, che ormai si prolunga tantissimo tempo, noi abbiamo rifiutato mediamente non più del 3% delle domande arrivate in banca e arrivate da noi, di affidamenti, di variazioni di affidamenti, di richieste di denaro, insomma. Ecco. Quindi il 3% soltanto. Questo dimostra, e i numeri di incrementi globali in questo periodo di crisi e anche negli ultimi anni, sia pur ovviamente con percentuali molto ridotte rispetto al periodo normale, abbiamo fatto sempre degli incrementi. Questo a dimostrare che in effetti il nostro impegno, la nostra determinazione è quella di supportare comunque il territorio dove siamo, per potergli dare quell'aiuto che è necessario fare. Quindi non ci siamo mai sottratti, non ci siamo mai tirati indietro. Non abbiamo mai tenuto cosiddetto braccino corto, perché in effetti a noi interessa che il territorio, cioè l'economia, sia quella vera reale, e anche indirettamente lo sviluppo sociale possa compiere. E quindi è per questi motivi che noi abbiamo continuato in questi anni a fare questa azione. Grazie Presidente. Il direttore sicuramente.